canale YouTube di Luigi Gaudio. Tutte le strade portano a Roma, è un detto, un proverbio molto famoso. Allora, corrispondeva in un certo senso a verità, nel senso che tutte le strade che i romani avevano costruito effettivamente da Roma partivano. Se vedete la cartina alla pagina 329, vedete quante strade partivano dalla città di Roma, partendo proprio dalla via Appia. L'Appia antica è la regina delle vie, perché la prima, insomma, che fu costruita. Sul finire del IV secolo a.C., per volontà del censore Appio Claudio il Cieco, un personaggio quasi leggendario, insomma, di questa storia della Repubblica Romana, fu costruita questa via che doveva collegare Roma, all'inizio a Capua, ma poi fu prolungata arrivando fino a Brindisi. Partendo, dicevamo, dall'Appia antica, in senso orario, quali erano le altre vie? La Ardeatina, poi la Laurentina che portava a Laurento, l'Ostiense che conduceva da Roma a Ostia, la Portuense, un'altra via che andava verso il Mar Tirreno, l'Aurelia che ancora oggi percorre, una strada statale Aurelia, no? Se vi è capitato di andare in Toscana piuttosto che in Liguria, ecco, bravi, avrete visto, ci sono dei tratti dell'Aurelia che sono ancora presenti. Andate in Liguria, ci sono delle gallerie costruite dai romani, e l'Aurelia che ancora... Certo, tantissimi. La Bracianese, la Cassia, la Flaminia, verso l'Emilia Romagna, insomma. La Salaria. La Salaria costeggia il Tevere, perché abbiamo già detto che il Tevere era importante per il trasporto del sale. Poi la Nomentana verso Nomentum, la Tiburtina verso Tivoli, no, dove poi Adriano costruirà la sua villa, la Prenestina verso Palestrina, Preneste, la Labicana verso Labico e la Tuscolana verso Tuscolo, che sarà la città natale di Cicerone. Perché erano così importanti le strade per i romani? Per il passaggio delle merci, per il commercio quindi, ma anche per il passaggio degli eserciti, no? Quindi per l'organizzazione dell'esercito romano era importante, perché l'esercito doveva raggiungere in poco tempo certi luoghi. Ecco perché era importante costruire le strade e mantenere le strade. Come facevano le strade i romani? Anzitutto facevano una specie di trincea. Dovete immaginare che quando costruivano la strada, loro è come se facessero un fossato piuttosto profondo, no? E poi facevano una massicciata. Sì, erano delle pietre piuttosto grosse, insieme ad argilla o terra argillosa, sassi tondeggianti che costituivano il fondo. E poi c'erano tantissimi altri strati, anche diversi, insomma, con dei sassi più piccoli, fino ad arrivare poi al lastricato, diciamo così, alla superficie, che era nuovamente con dei sassi molto, molto grossi, ma questa volta non tondeggianti come quelli della massicciata, ma ovviamente levigati in modo da fornire il fondo della strada. Ma lo sapete che le strade dei romani non sono mica come le strade che asfaltano adesso il comune? Che poi magari nel corso di pochi anni basta una nevicata e le strade che asfaltano subito ci sono le buche. No, le strade dei romani tengono ancora adesso, proprio per come sono state anche costruite. A fianco erano larghe circa 3 metri, in modo tale che fosse possibile, quando due carri si incrociavano, fosse possibile insomma, che passassero tutte e due. Ecco. Ai margini c'erano anche delle piste pedonabili, insomma, c'erano delle sponde in pietra, dovevano essere abbastanza sopraelevate, elevate, in modo tale che se anche nevicava, la strada doveva essere sempre percorribile e poi leggermente... come dire, convessa, in modo tale che l'acqua, la neve, eccetera, scorressero ai lati e quindi la strada rimanesse sempre libera. Poi ancora c'erano sentieri ai lati delle strade per il passaggio pedonale per le bestie da soma. A intervalli blocchi di pietra
più alti permettevano di montare a cavallo o di salire sui carri. Innanzitutto c'erano le pietre miliari, che erano poste dopo un miglio, circa 1500-1600 metri, a indicare quindi, insomma, pietra miliare per indicare quanto era lunga questa strada. Poi c'erano anche altre pietre che permettevano di salire a cavallo, di cambiare cavallo, eccetera, eccetera. Purtroppo però queste strade costavano tantissimo, soprattutto costava anche la manutenzione, no? Di queste strade, la manodopera. Si usavano i soldati magari per la manodopera. Comunque erano costi elevati e quindi una parte consistente del bilancio dello Stato romano veniva spesa appunto per queste strade, ma era troppo importante mantenerle e conservarle per i motivi che abbiamo detto prima. Altri video didattici